Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo delle elezioni amministrative. Andiamo a Chieti, dopo l'ufficializzazione di ieri. Oggi è stato siglato il patto di alleanza fra Paolo De Cesare e Diego Ferrara per quanto riguarda il ballottaggio, dunque le liste che fanno capo alla civica che si è presentata alle elezioni, capitanata appunto da Paolo De Cesare, appoggeranno in via ufficiale il candidato del centrosinistra Diego Ferrara. I motivi di questo apparentamento sono stati spiegati in una conferenza stampa che si è svolta questa mattina. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Un patto per il bene di Chieti. Va in questa direzione l'apparentamento ufficiale siglato oggi tra il candidato sindaco di centro-sinistra Diego Ferrara e Paolo De Cesare, che con le sue quattro liste civiche nel primo turno aveva ottenuto il 12,61%. L'obiettivo, come sottolineato questa mattina in conferenza stampa, è anche quello di garantire una discontinuità politica nel governo della città. Partiamo ai servizi per le famiglie, che erano una nostra priorità e altrettanto lo erano e sono per la coalizione del dottor Ferrara, che sono ripristinare immediatamente i servizi di trasporto per quanto riguarda gli scuolabus, l'apertura di almeno due asili nido, servizi per le famiglie, per gli anziani, anche la riapertura dei centri sociali, poi ripartiamo subito dal decoro urbano, lo sfalcio dell'erba, la pubblica illuminazione, i manti stradali, ci sono delle strade dissestate purtroppo, immediatamente la massima attenzione alle periferie che sono totalmente abbandonate, poi seguono chiaramente l'economia, quindi l'occupazione, i parcheggi in centro storico, la riapertura del distretto sanitario di Chieti Scalo, una rappresentanza alla delegazione di Piazza Carafa che in questi anni non c'è stata, più servizi anche allo Scalo. Insomma, abbiamo stilato un elenco di priorità che metteremo in campo i primi 100 giorni di amministrazione, quando già da martedì saremo al lavoro per i cittadini di Chieti. Mi avessero detto, guarda Ferrara, tu sei calvo, magro, piccolo e brutto, io l'avrei accettato, ma dire dei padrinaggi e altro è una, secondo me, una violenza verbale, mediatica, assolutamente gratuita, che io rimando al mittente. Come fa una persona come Di Stefano a parlare di padrinaggi politici nei miei confronti quando lui fa venire 4-5 volte, oramai ho perso i conti, fa venire un personaggio politico nazionale come Salvini per dare incoraggiamento alla sua campagna elettorale? Cioè, veramente, parliamo di fatti concreti, parliamo di programmi e non ci offendiamo a vicenda, perché la città non solo non gliene importa assolutamente, ma è stanca di questi giochi. Adesso andiamo nel campo opposto, andiamo dunque nel settore del centrodestra. Alla fine si è ricompattato a Chieti, dove questa mattina la lista Forza Chieti, ispirata dall'assessore regionale Mauro Febbo, ha ufficialmente annunciato l'appoggio al candidato Fabrizio Di Stefano. Vediamo il servizio. L'accordo politico sulla base dei programmi tra Fabrizio Di Stefano e Mauro Febbo è oggi diventato realtà. Il centrodestra si prepara così a presentarsi unito al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. I motivi della decisione, invocata da molti all'interno della coalizione, è stata illustrata questa mattina nel corso di un incontro con la stampa. Come ha dichiarato l'assessore regionale Mauro Febbo, la componente più a sinistra di Forza Chieti si asterrà dal voto, non avendo trovato un accordo con Diego Ferrara. Siamo seduti, abbiamo ragionato serenamente su un programma che io ringrazio di aver accettato, peraltro non avendo fatto l'apparentamento, quindi non uno scambio di poltrone, abbiamo fatto un accordo politico su un programma, ne uscirà una maggioranza rafforzata, perché in questa maniera il numero dei consiglieri a disposizione del nuovo sindaco saranno anche maggiori, credo che daremo delle belle risposte alla città, soprattutto su un programma che credo sia largamente condiviso, con obiettivi precisi e anche con date per cui possiamo raggiungere veramente i risultati importanti.
Guarda, la domanda va fatta a Bruno Di Orio perché credo che sia giusto e logico farla a lui. Io, per quanto mi riguarda, per quando ho avuto l'ultimo scambio, so che Di Orio entrerà in consiglio comunale, credo, seguendo diciamo quel progetto politico che avevamo portato, civico, che avevamo portato avanti. Mi piacerebbe che anche lui accompagnasse Di Stefano in questo progetto di programma che abbiamo sottoscritto, perché il programma che lui ha presentato come candidato sindaco, quindi credo che sia un passaggio naturale rispetto a quel che è avvenuto rispetto alla settimana scorsa, al dato del 20 e 21, quindi ci presenteremo agli elettori con un programma specifico. Il centrodestra andrà unito al ballottaggio e questa è una bella notizia per la coalizione. Sì, un'ottima notizia, quello che non siamo riusciti a fare il primo turno di ballottaggio, al primo turno lo riusciamo a fare al ballottaggio adesso, mi fa molto piacere, soprattutto perché come avevo chiesto io e come avevo detto, io volevo un accordo politico basato su programmi. Il programma, i punti programmatici presentatimi dalla lista Forza Chieti per molti aspetti ricalcavano scelte già da noi messe nel nostro programma, per altre invece divergevano, o meglio non c'erano contemplate, ma servono soltanto ad arricchire il nostro progetto politico. Adesso una notizia di cronaca, poco dopo le 11 a Teramo è stato evacuato il centro commerciale Gran Sasso a San Nicolò a Tordino nei pressi dello stadio Bonolis, sono arrivati gli artificieri per i rilievi del caso, sono tuttora in corso le verifiche per capire diciamo che cosa è accaduto all'interno del centro commerciale. Proseguiamo il nostro giornale con ancora una notizia di cronaca. La Guardia di Finanza di Pescara ha scoperto 14 persone oggetto di custodia cautelare che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. L'INPS potrà così recuperare oltre 95.000 euro. Vediamo. Sono 14 le persone in custodia cautelare che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. Ad individuarli è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara nel corso di un'attività di monitoraggio di numerose persone oggetto di misure cautelari sul territorio di Pescara. I 14 percettori del reddito di cittadinanza avevano incassato complessivamente oltre 95.000 euro, cifra che secondo la legge non era loro dovuta in quanto lo stato di detenzione è tra le cause di incompatibilità del sussidio statale. Il sussidio invece viene applicato, ma in misura ridotta, qualora il detenuto non sia direttamente il beneficiario del reddito di cittadinanza, ma appartenga allo stesso nucleo familiare. Tra i furbetti del reddito di cittadinanza ci sono persone detenute per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche perseguiti per reati contro il patrimonio, usura, estorsione e furto. Tutte le posizioni illecite, dicono i finanzieri di Pescara, sono state denunciate alla Procura della Repubblica per aver fornito false o omesse dichiarazioni. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno anche denunciato l'accaduto all'INPS, che dovrà provvedere a revocare il beneficio ed a recuperare le somme indebitamente percepite con il reddito di cittadinanza. Adesso andiamo all'aeroporto d'Abruzzo, dove da venerdì prossimo, 2 di ottobre, sarà ripristinato il volo che collega il capoluogo adriatico con Milano Linate. Dopo la sospensione del collegamento da parte della compagnia di bandiera Alitalia nello scorso mese di marzo a causa dell'emergenza Covid, adesso sarà nuovamente possibile raggiungere lo scalo Meneghino. Si vola dall'aeroporto d'Abruzzo 6 giorni a settimana, vale a dire lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato da Pescara alle ore 7 del mattino con arrivo a Linate alle 8.05, rientro da Milano nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica con partenza da Linate alle ore 19 e rientro nel capoluogo adriatico alle ore 20.10. Il nostro aeroporto ha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere nonostante l'emergenza, ricorda con soddisfazione il presidente della SAGA Enrico Paolini. La scelta della compagnia Alitalia di riprendere il collegamento con l'aeroporto d'Abruzzo evidenzia le potenzialità del nostro scalo, dice ancora Paolini, e si pone come asse fondamentale e strategico per l'economia e il turismo della nostra regione.
A 2 anni dal sequestro della rete di captazione dell'acqua che corre sotto i laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso, sono stati persi oltre 6 miliardi di litri d'acqua potabile. Il conteggio lo hanno fatto in una lettera aperta indirizzata alla Procura di Teramo, il Forum dell'Acqua e il Martello del Fucino, che hanno organizzato per sabato, assieme alla mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso, un flash mob in Piazza Martiri a Teramo. Oltre 6 miliardi di litri d'acqua potabile persa. A 2 anni dal sequestro da parte della Procura della Repubblica di Teramo della rete di captazione dell'acqua che corre sotto il Gran Sasso e sotto i laboratori di fisica nucleare, il Forum dell'Acqua Abruzzo e l'Associazione Martello del Fucino scrivono una lettera aperta alla Procura del capoluogo abruzzino, tracciando un bilancio amaro di questi anni e ricordando i 100 litri al secondo di acqua potabile che vengono mandati a scarico dal 29 settembre del 2018. Giorno in cui sono stati apposti i sigilli e vietato l'uso di quell'acqua. Un sequestro, scrivono le associazioni ambientaliste, che è apparso loro singolare già dai primi istanti, perché spiegano venne posto metaforicamente sotto chiave il patrimonio idrico sottoposto a rischio, ma non la fonte da cui traeva origine il problema. Il 29 settembre 2018, continuano gli ambientalisti, ci unimmo incauti all'applauso dell'azione della Procura. Oggi ammettiamo, scrivono nella lettera, che il nostro fu mero opportunismo di sopravvivenza. Le associazioni imputano alla Procura di Teramo una strategia impropria nei confronti dei laboratori di fisica nucleare perché, si spiega nella missiva, le questioni di opportunità nonché lo svolgimento di riunioni più o meno formali con amministratori pubblici esulino dalla radice del grave compito dell'esercizio della giustizia. Nella lettera poi si ricordano tutti i passaggi della vicenda e gli atti portati avanti dalle associazioni fino ad arrivare alla mancata messa in sicurezza delle gallerie autostradali che passano sopra i laboratori e alla nomina del commissario straordinario. In conclusione, le associazioni chiedono alla Procura di Teramo un ripensamento della sua strategia nei confronti degli enti coinvolti della vicenda acquifero del Gran Sasso e si preparano ad una manifestazione di piazza sabato prossimo a Teramo, quando in Piazza Martire alle ore 16 si terrà un flash mob per reclamare la necessità di restituire alla fruizione dei cittadini abruzzesi e teramani i 100 litri d'acqua che ogni secondo vengono scaricati e tolti ai rubinetti. Per contrastare il declino demografico in atto nelle zone di montagna dell'Abruzzo, si prova a voltare pagina. Arriva una proposta di legge regionale che intende infatti promuovere iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli comuni dell'entroterra, favorendo la natalità ed incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza. Si tratta di un assegno di natalità di 2.500 euro annui come misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare le famiglie residenti nei piccoli comuni di montagna, incentivandone la permanenza. I beneficiari di tali misure saranno le famiglie residenti in un piccolo comune montano della regione Abruzzo, oppure che si impegnino a trasferire la propria residenza in uno dei comuni a mantenerla per almeno 3 anni. Le famiglie beneficiarie dovranno avere una situazione economica equivalente, cioè l'ISEE non superiore a 25.000 euro l'anno. È giunto alla sua terza edizione il prestigioso Forum Internazionale del Gran Sasso, ideato dal Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. L'evento, dal titolo Investire per Costruire, si svolgerà dal 1 al 3 di ottobre all'Università di Teramo e per la giornata conclusiva è previsto l'arrivo del Premier Giuseppe Conte, il servizio di Tania Bonnici Castelli. Le università e i centri di ricerca sono luoghi di carità intellettuale. La Chiesa di Teramo è fiera di collaborare con loro al saper costruire. Sono le parole del Vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi, ideatore del Forum Internazionale del Gran Sasso, giunto alla sua terza edizione. L'evento si svolgerà all'Ateneo Teramano dal 1 al 3 ottobre e per la giornata conclusiva è prevista la partecipazione del Ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, ma soprattutto quella del Premier Giuseppe
Giuseppe Conte. La presenza del Presidente Conte è una forma di rispetto e di riguardo per il nostro territorio. Ah, ma io sono, vi confesso, molto contento, non avrei mai pensato di vivere questa esperienza, perché è un gesto certamente di attenzione. Il nostro territorio ha i suoi problemi, non legati al terremoto, alla ricostruzione, ma io credo che è una responsabilità che ci viene affidata, perché l'attenzione ci impone anche di poter verificare se stiamo facendo tutto il possibile oppure se possiamo fare molto di più. Certamente, pensando a Teramo, noi abbiamo lo Zoppo Filacchico, l'osservatorio astronomico, il laboratorio di Gran Sasso, l'università, il conservatorio. Io penso che possiamo e dobbiamo insieme dare una testimonianza di un'elaborazione culturale che vaga, ripeto, al di là dell'emergenza. Ad accogliere il prestigioso forum sarà proprio l'Università di Teramo, che riaprirà le lezioni in presenza il 5 ottobre. Ricerca e costruzione provengono principalmente dalle università tradizionali, sottolinea fermamente il rettore Dino Mastrocola. Unite non sarà mai un ateneo telematico. Cosa succederà in questi 3 giorni all'Università di Teramo? Si svolgerà la 3ª edizione del Forum del Gran Sasso, questo format frutto di un'intuizione del nostro vescovo, di Monsignor Leuzzi. Format che è stato portato a Teramo da Roma, e sarà l'occasione per discutere in modo molto approfondito, presentando anche una progettualità di ripartenza in fondo. A conclusione del forum, il Presidente del Consiglio consegneranno il premio Regeni per la ricerca di qualità dell'Università di Teramo, quindi a 2 dottori di ricerca del nostro Ateneo impegnati in ricerche di rilevanza non solo nazionale ma anche internazionale, e un premio, possiamo dire quasi, alla resilienza dei nostri studenti, quindi alla capacità che hanno avuto durante il lockdown di continuare ad essere comunità, di continuare ad essere vicini al proprio Ateneo. Restiamo a Teramo con il primo concerto della 25esima edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo. La banda Città di Montorio al Vomano, diretta dal maestro Gabriele Mascitti, ha reso omaggio al grande Ennio Morricone con un concerto delle sue musiche da film nel nome di Liliana e Marco Pannella. Vediamo. Ci troviamo alla 25esima edizione del premio Gianni Di Venanzo, uno dei pochi premi che resiste nella nostra città, un premio culturale che dura da 25 anni, e quest'anno abbiamo pensato di dedicarlo ad Ennio Morricone, scomparso di recente, con la banda di Montorio al Vomano. Noi siamo nella cappella adiacente al santuario, c'è un bellissimo dipinto di Crivelli in fondo. Il 25ennale, questo concerto è dedicato a Liliana e Marco Pannella, che hanno sempre amato la nostra città, sia Liliana, che è venuta qua per tante volte, e Marco, che si è fatto seppellire anche nel nostro cimitero, uno dei politici più grandi che abbiamo avuto, che ha lottato sempre per gli ultimi, e quest'anno il premio intitolato a Marco Pannella verrà dato a padre Alex Zanotelli. Quindi questa è la prima iniziativa di questo 25esimo premio. Se volete, se avete piacere, potete seguire anche tutte le altre iniziative che saranno fatte dentro la nostra città.
Primo assaggio d'inverno sulle montagne abruzzesi con temperature sotto lo zero questa notte. La stazione meteorologica aquilana Caput Frigoris ha registrato a Campo Felice meno 3,9 gradi centigradi e in località Piani di Pezza meno 3,7. E temperature prossime allo zero anche sull'altopiano delle 5 miglia, a Rifugio Franchetti, a Passo Godi, a Rocca di Mezzo e poi a Pescasseroli, Campo Imperatore, Rocca di Mezzo e Santo Stefano di Sessanio, chiaramente il tutto agevolato dall'ondata di maltempo che abbiamo vissuto nei giorni scorsi. Proseguiamo adesso il nostro telegiornale, apriamo la pagina dello sport. Perfezionati i tesseramenti dell'attaccante Asensio e del centrocampista Fernandes. Domani alle ore 15:30 il Pescara affronterà all'Adriatico Cornacchia il Notaresco per il secondo turno di Coppa Italia. Dirigerà l'incontro Di Martino della sezione di Teramo. Intervenuto alla trasmissione replay di ieri sera, il mediano Mirko Valdifiori intravede ampi margini di crescita per la squadra di Massimo Oddo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. La prima giornata di campionato manda agli archivi un pareggio che può soddisfare il Pescara. Lo 0-0 con il Chievo ha evidenziato tracce delle idee di gioco di Oddo. Poi nella seconda parte del primo tempo il Chievo ha preso il sopravvento e Fiorillo ha tenuto in piedi i biancazzurri. Ripresa in sostanziale equilibrio che ha legittimato il pareggio, ma il lavoro chiaramente è ancora lungo perché la preparazione è iniziata da poco. La squadra è stata cambiata nella maggior parte dei suoi elementi e ulteriori innesti sono previsti in settimana. Ieri al gruppo si sono uniti l'attaccante spagnolo Raul Asensio, prelevato in prestito dal Genoa, e il centrocampista olandese Leandro Fernandes, in prestito dalla Juventus. Soddisfatto della prova e degli ampi margini di miglioramento che ha la squadra, Mirko Valdifiori, perno del nuovo centrocampo di Oddo. Non è tanti giorni appunto che lavoriamo insieme, ma abbiamo cercato di fare quello che ci ha proposto l'allenatore in questi primi giorni. Tutta la squadra ha cercato di lavorare corta, di cercare il fraseggio partendo dal portiere, appunto come ci aveva chiesto l'allenatore. Secondo me abbiamo tenuto molto bene i primi 25-30 minuti, che oltre che a fare un buon gioco, secondo me abbiamo fatto anche una buona riaggressione, che quella lì secondo me potremo portarla avanti coi minuti, quando anche la condizione fisica sicuramente migliorerà in tutti, perché col lavoro veniamo appunto da questo periodo di fine campionato. 40 giorni fa c'è stata una preparazione diversa, quindi è tutto un campionato diverso. Adesso dobbiamo cercare sabato magari di fare un'altra buona prova e poi dopo ci sarà la sosta che ci permetterà, col mercato chiuso, organico completo, secondo me anche il mister, di lavorare con tutta la squadra, e gli permetterà appunto a tutti di capire appunto quello che chiede l'allenatore. Le attenzioni di queste ore restano sul mercato, ma domani ci sarà il test di Coppa Italia contro la sorpresa Notaresco, partita per la quale non sono stati convocati i difensori Drudi e Crecco, per i quali si avvicina il momento della cessione. Drudi è vicino al Cesena, club che gli permetterà di riavvicinarsi a casa per gli ultimi anni di carriera. Per Oddo la possibilità di fare ulteriori prove e dare minutaggio ai suoi. Ci sarà il debutto per Asensio, spazio dal primo minuto anche per Jarosinski, vista l'indisponibilità di Masciangelo, che potrebbe dare forfè anche per Reggio Calabria. Fuori causa di grazia per infortunio. Chance anche per Maestro, out per squalifica contro il Chievo. Il Teramo ha perfezionato la cessione a titolo definitivo del terzino Tommaso Cancellotti. Il giocatore ha firmato questa mattina il contratto con il Perugia. Nella foto vedete il momento della sottoscrizione del contratto con il DS degli Umbri Giannitti. I biancorossi invece, sempre questa mattina, sono partiti alla volta di Reggio Calabria, dove domani al Granillo sfideranno la Regina, neopromossa in Serie B. Il match avrà inizio alle ore 14 con direzione di Santoro di Messina. Sono 20 i giocatori convocati dal tecnico Massimo Paci. Mancheranno gli infortunati K, Di Matteo, Meri, Minelli e Martignago, ancora al centro di trattative per una sua eventuale cessione. Della bella vittoria sul Palermo e del pre-Regina Teramo si parlerà questa sera alle ore 21 con la prima puntata della nuova stagione di Pro Teramo, condotta come sempre da Jacopo Forcella.
Per il Notaresco c'è stato un ottimo inizio di stagione, l'impresa di Coppa a Catania e la vittoria a Pineto alla prima di campionato. Domani trasferta a Pescara per il secondo turno di Coppa Italia, l'allenatore Epifani, ex della partita, ne è certo, sarà una festa. Sentiamo. Miracolo è perché siamo partiti bene. C'è un lavoro dietro, dall'11 di agosto che lavoriamo insieme, abbiamo creato una squadra forte, un gruppo di ragazzi, un gruppo forte, che siamo partiti per fare un grande campionato. Poi per arrivare lì su c'è bisogno avere tanta fortuna, tante componenti positive, ma sicuramente abbiamo una squadra forte sotto l'aspetto del gruppo e quindi cercheremo di giocarci alla fine cercando di toglierci più soddisfazioni possibili. Ero molto preoccupato dopo Catania, perché quando vinci una partita come Catania la testa ti viaggia, e invece ci siamo ritrovati subito dopo, siamo tornati con un viaggio lunghissimo, siamo andati a Pineto, abbiamo fatto un'altra grande partita. Questo è l'aspetto più importante che un allenatore può avere nelle prime partite di campionato. Da questo ci dobbiamo costruire qualcosa di importante, non abbiamo fatto assolutamente niente e dobbiamo pensare partita dopo partita e cercare di fare il massimo. Poi il massimo vediamo a fine campionato quale sarà. Per noi, ti ripeto, Enrico, sarà una festa già dalla mattina quando partiremo, che verremo a Montesilvano in ritiro, il pre-gara. Per noi è una festa, è un grandissimo premio per i ragazzi, venire a giocare all'Adriatico. Cercheremo di fare bella figura davanti a una squadra forte, però l'importante rimarrà il fatto che ce la siamo conquistati a Catania questa partita. Per me Pescara è la seconda casa. Un grande rapporto con Daniele Sebastiani, che per me è un carissimo amico, ma non nessun rimpianto. Purtroppo è andata male, purtroppo nel calcio le cose delle volte vanno storte, non come devono andare. È un bagaglio che mi porto dentro, è stata una grandissima esperienza e mi sono rimesso di nuovo in discussione con la speranza che possa fare bene e tornare in quelle categorie, lavorando e con grande umiltà sul campo e cercando di arrivare a grandi risultati. Lasciamo il calcio adesso e ci occupiamo di vela. Il neocampione europeo Under 16 nella specialità Laser 4.7 Domenico Lamante è stato omaggiato dal sindaco di Pescara Carlo Masci per l'importante successo ottenuto nel mese di agosto in Portogallo e per aver rappresentato con orgoglio la città fuori dai confini nazionali. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Giornata di festa quella vissuta dal giovanissimo Domenico Lamante presso la Sala San Cetteo del Comune di Pescara. Infatti il sindaco Carlo Masci, alla presenza dell'assessore allo sport Patrizia Martelli e del presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettore, ha voluto premiare l'atleta della Lega Navale Italiana per aver rappresentato con orgoglio la città di Pescara nei recenti campionati europei svoltisi in Portogallo, raggiungendo il prestigioso titolo giovanile Laser 4.7 nella categoria Under 16 e classificandosi terzo nella classifica overall. Ha raggiunto un risultato eccezionale che ovviamente premia la sua dedizione, la sua costanza, il suo impegno, il suo sacrificio, anche la sua capacità di raggiungere questi risultati. Ho detto ai ragazzi che erano qui, anche ragazzi veramente bambini, che lo sport è essenziale nella vita, perché lo sport insegna il rispetto delle regole, insegna che si può perdere e si può vincere, insegna il sacrificio per raggiungere l'obiettivo. Lo sport non accetta raccomandazioni, se nello sport sei in gamba raggiungi l'obiettivo, altrimenti non lo raggiungi. Diciamo che dopo il lockdown, dopo quest'anno un po' particolare, il movimento della vela è ripartito molto molto bene. Le nostre scuole di vela praticamente sono state sold out quasi tutta la stagione, anche qui in Abruzzo e in particolare a Pescara. Credo che questo possa stimolare il risultato di Domenico, ma comunque parlare di vela possa stimolare anche in Abruzzo una migliore partecipazione e soprattutto anche far comprendere che lo sport della vela può essere anche un grande obiettivo per il turismo. Il turismo sportivo oggi è un elemento che in tante aree è preso in considerazione. Io mi auguro che si possa anche considerare il turismo sportivo e quello nautico anche in Abruzzo. No, certamente è una bellissima emozione e ringrazio tutti per la presenza. Sì, una gara molto difficile, avversari di altissimo livello, tesa fino all'ultimo, e sono riuscito a rimanere costante, a portare a casa il primo posto e anche il posto
la location era diversa, diciamo, il posto era diverso, condizioni diverse, oceaniche. Sono andato prima per allenarmi, ho capito subito il campo, sono riuscito a interpretarlo velocemente e mi sono trovato bene. Adesso tornerai anche a scuola e sarai anche omaggiato dai tuoi compagni di classe. Sì, sì, sono già rientrato a scuola, ovviamente congratulazioni e tutto, ma è un altro ambiente, bisogna studiare e si rinizia. È tutto per questa prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Vi ricordo ancora una volta la prima puntata questa sera alle ore 21 della nuova stagione di Proteramo, condotta da Jacopo Forcella. Da parte mia invece l'augurio di una buona giornata.